Madame de Stael le apparirà così come se l'era presentata a priori. È tutta d'un pezzo, non si trova in lei nessun tratto strano o falso, e neppure nulla di patologico. Lei rappresenta la cultura francese sotto l'aspetto più vero e interessante. Vuole spiegare tutto, capire tutto, misurare tutto. Non ammette niente di oscuro, niente di impenetrabile. Quello che la fiaccola della sua mente non riesce a illuminare, per lei non esiste. È così che scrive il poeta e filosofo Friedrich von Schiller a Goethe. Carattere forte, appassionato, bizzarro, una femminista ante litteram. È così che Madame de Stael viene descritta dai suoi contemporanei. Nata il 22 aprile 1766 a Parigi, Germaine, che è questo il suo vero nome, che diventerà nota come Madame de Stael, è stata una figura fondamentale nella cultura del primo Ottocento. Intellettuale di spicco nell'Europa ottocentesca, è una donna moderna che scrive, viaggia, partecipa alle lotte politiche del suo tempo. E per le sue idee politiche, Napoleone la costringerà all'esilio. Il rapporto con Napoleone in realtà sarà molto contrastato. All'inizio Germaine rimane ammirata, affascinata dal generale Corso, ne intuisce la grandezza, ma anche le sue mire egemoniche. E Napoleone temeva molto, del resto, il salotto letterario di Madame de Stael, dove si univano i suoi oppositori politici. L'esilio che le infligge Napoleone viene criticato molto, e tanto che il generale Corso viene accusato di disputismo. Madame de Stael sceglie di recarsi in Germania, a Weimar, considerata l'Atene dell'Ottocento, ed è qui che incontra Schiller e Goethe, instaurando con loro una grande amicizia. Frutto di questa permanenza in Germania è una delle sue opere più importanti, dell'Allemagne. La prima edizione pubblica addirittura 10.000 copie e viene fatta distruggere dallo stesso Napoleone, indispettito dall'elogio dello spirito tedesco e dalla mancanza di riferimenti alla propria gloria. Napoleone aveva assoggettato il popolo tedesco. Ma Madame de Stael non si fa intimidire e, dopo un lungo viaggio in Russia, approda in Inghilterra, dove dà alle stampe il libro che la renderà famosa. Dotata di forza di volontà, di entusiasmo, di una grande curiosità intellettuale, Madame de Stael è veramente una femminista ante litteram. Ebbe 5 figli da 4 uomini diversi. E dopo il divorzio dal marito, il barone de Stael, un matrimonio infelice perché un matrimonio combinato, Germaine Necker ebbe una lunga relazione con Benjamin Constant, che le starà accanto fino alla fine. Europeista convinta, a Roma e a Napoli è osannata da nobili, da intellettuali borghesi, e arriverà fino a San Pietroburgo, accolta dallo zar Alessandro I. Ma è soltanto che nella libera Inghilterra troverà lo spazio e la possibilità per pubblicare il libro che farà conoscere al mondo il romanticismo tedesco, un libro che rivaluta il patriottismo, la libertà, i sentimenti contro il disputismo napoleonico. Un libro che muove le prime istanze risorgimentali, che sollecita i popoli divisi in piccoli stati a prendere in mano il proprio destino e a rendere libere le nazioni. Un grande inno alla libertà e all'autonomia. Se le imprese militari di Napoleone creano un impero destinato a durare appena 10 anni, le teorie del liberalismo costituzionale di Madame de Stael, del riformismo, del romanticismo politico e culturale cambieranno la cultura europea per sempre. Fautrice della prima ora dei valori rivoluzionari del 1789, era figlia del ministro delle finanze di re Luigi XVI, Madame de Stael non è soltanto l'animatrice dei salotti letterari aperti a tutti i nemici di Napoleone, ma è anche la grande teorica di un'Europa libera e unita.